contro SUV a Rosciano di Fano, muore un operaio di 43 anni. I residenti chiedono da tempo la messa in sicurezza della Flaminia. Macchine e moto, hanno detto, corrono come se fossero in pista. Il comune di Terre Roveresca è dimenticato dalla provincia. Il sindaco annuncia una protesta pacifica per i mancati lavori di asfaltatura. Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Fano, venerdì la cerimonia per il passaggio di consegne, verranno garantiti solo i servizi essenziali e di urgenza. A Fano l'ex asilo Manfrini verrà trasformato in un museo della marineria, si attende solo l'ok per la cessione del bene da parte del demanio. Dal 2 al 4 settembre torna Fortunarte, attesi più di 100 artisti nella cornice del Pincio, domenica spazio concorso di pittura estemporanea. Buonasera e bentornati sul canale 19 del Digitale Terrestre per questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. In primo piano il tragico incidente che si è verificato ieri sulla Flaminia a Rosciano di Fano. A perdere la vita è stato Fabrizio Agostini, di 43 anni. Una strada ritenuta pericolosa che ha spezzato un'altra vita. Ennesima tragedia ieri pomeriggio intorno alle 14 sulla Flaminia, dove il centauro Fabrizio Agostini, detto Bicio, è morto in uno scontro con un SUV della BMW che come lui procedeva verso monte. L'uomo, un operaio di 43 anni di Lucrezia di Cartoceto, era in sella al suo T-Max quando, giunto all'altezza del nuovo distributore di carburanti a Rosciano, probabilmente ha tentato di superare il SUV, tant'è che lo scontro è avvenuto nella corsia di marcia opposta. Il conducente dell'auto, un cittadino tedesco che viaggiava con la compagna e un bambino di 10 anni, inizialmente doveva svoltare a destra, poi però, avendo sorpassato il punto di svolta, stava cercando un passo alla sua sinistra in cui svoltare per poi tornare indietro. Proprio in quel momento è avvenuto il violento impatto. Il centauro ha fatto un volo di qualche metro, mentre il suo scooter, ridotto a un ammasso di rottami, è finito contro una recinzione. L'uomo, all'arrivo del 118, era ancora cosciente ed è riuscito a dare le sue generalità, poi ha perso i sensi. Nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, per il 43enne non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato ricoperto con un lenzuolo bianco, illesi ma sotto shock, gli occupanti della BMW. In tanti, in queste ore, hanno lasciato messaggi di cordoglio sul profilo Facebook di Fabrizio. «Ciao, amico mio», si legge in uno dei post. «Ti ricorderò per sempre, per la persona buona e gentile che sei. Buon viaggio». E ancora, «Ciao, Bicio, ho una grande tristezza. Non doveva andare così, che la terra ti sia lieve». La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale, mentre i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Gli agenti, oltre ai rilievi di legge, hanno deviato il traffico chiudendo quel tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso e tutti gli accertamenti del caso. Purtroppo da tempo si parla di messa in sicurezza di quel tratto della Flaminia, ma ancora non è stato fatto nulla per prevenire episodi come questo. È il commento di una residente di Rosciano che, dopo essersi confrontata con i vicini di casa, ha preferito non rilasciare interviste. Non ce la sentiamo di alzare una polemica speculando su una vita spezzata, ci ha detto. Qui macchine e moto corrono come se fossero in pista. Immettersi in strada è difficoltoso, pensare di prendere la bici ancora di più. Qualche mese fa, a distanza di pochi metri dall'incidente di ieri, ha proseguito, un centauro è stato portato via in eliambulanza, atterrata nel mio giardino, e anche all'epoca avevo fatto una segnalazione. Riproveremo a parlare con chi di dovere. E vi ricordiamo che la strada è provinciale e non comunale. E proprio contro la provincia si scaglia il sindaco di Terre Roveresca Antonio Sebastianelli, che ha annunciato una protesta pacifica contro i mancati lavori di asfaltatura sulle arterie provinciali che attraversano il comune. Lo abbiamo segnalato tante volte, ma non è stata trovata una soluzione se non per una piccola parte dove hanno eseguito i lavori in maniera inefficiente, inefficace e non corretta. È tornato a dare una tirata d'orecchie all'amministrazione provinciale, il sindaco di Terre Roveresche, che durante una diretta Facebook ha annunciato una protesta pacifica dopo le ennesime mancate risposte. Già su Fano TV il primo cittadino aveva lanciato frecciatine alla provincia, sottolineando lo stato in cui versa la viabilità di sua competenza, contratti anche pericolosi, e ora Sebastianelli chiama raccolta i suoi concittadini. Dalle parole ai fatti, sindaco, che cosa l'ha spinta ad annunciare questa manifestazione?
La spinta perché, come tante volte, ho avuto modo anche di annunciare su Primo Cittadino, grazie a Fano TV, è quello che probabilmente in questa provincia alcune parti del territorio sono trattate, diciamo così, con meno attenzione rispetto ad altre parti del territorio. Quindi è necessario riequilibrare un po'. E quindi ecco il fatto che la settimana, insomma, questa qui che è iniziata oggi, in un luogo e in una data che comunicheremo con qualche giorno d'anticipo ai cittadini, ci troveremo lì e faremo questa, chiamiamola così, protesta pacifica appunto sulla situazione di alcune strade provinciali che sono veramente disastrose, creando un sacco di pericoli, chiaramente chi ci passa, a chi transita tutti i giorni lì. Lei denuncia una mancata programmazione, ma anche una scarsa comunicazione da parte della provincia, è così? Sì, anche quella, perché gli ultimi lavori fatti sulla strada che poi collega Schieppe con le frazioni di San Bartolo, eccetera, insomma, noi siamo venuti a conoscenza dell'intervento in quel punto da un cittadino che mi ha detto: guarda che stamattina stanno rifacendo un tratto di asfalto lì e servirebbe intervenire anche da un'altra parte, intervenire anche prima perché abbiamo delle situazioni veramente, veramente pericolose. Quali sono le priorità dove sarebbe necessario intervenire il prima possibile? Ah, ma le priorità sono tantissime, però la prima appunto è questa strada che collega Schieppe con San Bartolo, quindi la strada provinciale Vergineto, poi abbiamo la strada provinciale 102 che da San Giorgio va verso Monteporzio, uguale, anche lì il manto stradale è veramente rovinato. E poi ci sono anche tanti altri piccoli smottamenti che interessano le strade provinciali, sulle quali si dovrebbe intervenire o almeno programmare. In alcuni punti si è già programmato, però diciamo i tempi di intervento non si conoscono. In altri, e mi riferisco per esempio alla frana davanti a Fiorini sulla Mondavese, se non erro, dove lì dopo poco tempo già siamo nella situazione precedente di partenza. Quindi anche lì sarebbe opportuno quelle poche risorse che abbiamo, la quale poi anche la provincia, forse anche meno risorse in alcuni casi dei comuni, ma vadano investite nella maniera corretta e efficiente con dei progetti, insomma, fatti bene. E a proposito di strade, un nostro reporter ci ha inviato questa fotografia per denunciare lo stato in cui versa la strada che conduce al prelato di Fano e che, come vedete, è piena di buche. Invece da Baia Metauro ci hanno inviato questo scatto per mostrare il sottopasso inaugurato da poche settimane e già allagato dopo il primo temporale. Un altro telespettatore ci ha scritto per complimentarsi con un bagnino della torretta situata davanti al ristorante Al Mare a Sassonia di Fano per la sua professionalità e per la capacità di gestire, oltre ai bagnanti, anche la porzione di spiaggia raccogliendo cartacce e plastiche. Soprattutto, ha proseguito il reporter, il bagnino non ha nessun problema a redarguire chi utilizza le docce pubbliche in spiaggia con saponi, shampoo e balsami. Grazie per tutto questo. Cambiamo argomento. Un museo dedicato alla marineria fanese è un grande spazio per conferenze, eventi e prove. È il progetto che l'amministrazione comunale di Fano ha presentato per la riqualificazione dell'ex asilo Manfrini in zona porto. Ora si attende l'ok della commissione per la cessione dell'immobile dal demanio al comune. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Dopo l'inaugurazione della prima parte della Darsena Borghese di Fano, che nei prossimi mesi vedrà altri interventi con un nuovo sottopasso nei pressi del ponte ferroviario che permetterà così di arrivare fino al faro del porto, c'è un'altra struttura che presto verrà valorizzata. Stiamo parlando dell'ex asilo Manfrini, struttura abbandonata in via Nazario Sauro. In questi anni il comune sta cercando di ottenere l'edificio, visto che l'immobile appartiene attualmente al demanio. Abbiamo iniziato già da tempo un percorso per ottenere la proprietà, per arrivare ad ottenere la proprietà dell'immobile e conseguentemente poi ristrutturare tutto l'immobile, rifunzionalizzarlo e restituirlo alla città. Abbiamo avviato un nuovo percorso per utilizzare la legge del federalismo demaniale culturale che permette di avere in proprietà per gli enti locali gli immobili
mobili del demanio a fronte della capacità di dimostrare da parte nostra un progetto valido di riqualificazione che sia in chiave di riqualificazione culturale dell'immobile e anche a fronte della capacità di dimostrare che abbiamo un progetto di fattibilità economico-finanziaria solido. Il nuovo progetto, redatto dall'amministrazione, verrà presentato ad una commissione composta dal Ministero dei Beni Culturali, dal Demanio e dalla Soprintendenza che insieme decideranno se concedere o meno la proprietà dell'immobile al Comune di Fano. Abbiamo pensato un progetto di riqualificazione dell'immobile completamente pensato per una valorizzazione culturale, per cui nel piano inferiore dell'immobile del Manfrini verrà realizzato un museo della marineria, tanto desiderato, comunque tanto utile a questa città anche per la sua forte caratterizzazione legata al mare e al porto, appunto a questo quartiere. E nella parte superiore invece abbiamo pensato di realizzare uno spazio, una sorta di piccolo anfiteatro per conferenze, piccoli spettacoli, musica, l'utilizzo per i vari cori della città, sia per spettacoli che per le prove, e comunque uno spazio che sia funzionale anche al Museo della Marineria al piano di sotto. Ancora cronaca, la squadra mobile di Ancona ha scoperto una fiorente attività di spaccio all'interno di un appartamento situato in zona Piano ad opera di un uomo di 49 anni e di una donna 33enne. Sabato mattina, dopo l'ennesimo servizio di appostamento, gli agenti della sezione antidroga hanno fatto irruzione trovandosi davanti un vero e proprio laboratorio di preparazione di vari tipi di sostanze stupefacenti. All'interno vi erano anche due giovani acquirenti nell'intento di consumare la droga seduti nel divano. In particolare sono stati rinvenuti e sequestrati dentro il frigorifero 5 panetti e 8 cilindri di hashish per un peso di quasi un chilo, 35 grammi di marijuana, 4 involucri di cocaina e 1.200 euro in contanti, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. I due spacciatori sono stati arrestati e su richiesta di patteggiamento sono stati condannati alla pena di un anno e 5 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa appena sospesa, con applicazione di 100 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere presso un ente di volontariato. Il tenente di vascello Anthony Turzo lascia il comando della Guardia Costiera di Fano dopo 2 anni di intensa attività lavorativa. Venerdì 2 settembre alle ore 10 nel piazzale antistante l'ufficio circondariale marittimo si terrà la cerimonia del passaggio del comando tra Turzo e il tenente di vascello Stefania Battista. Saranno presenti le autorità civili, militari e religiose e durante lo svolgimento della cerimonia gli uffici dell'autorità marittima di Fano assicureranno solo i servizi essenziali e di urgenza. Da venerdì a domenica il Pincio di Fano torna ad ospitare l'evento Fortunarte. Saranno un centinaio gli artisti che metteranno in mostra le loro opere. Quelle che verranno realizzate nella giornata di domenica durante il concorso di pittura verranno poi messe all'asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Sarà un'esposizione a cielo aperto con artisti affermati e talenti nascenti, dove l'arte, la storia e la cultura si fondono per dare vita alla seconda edizione di Fortunarte. Nella suggestiva cornice del Pincio di Fano, i 92 protagonisti, tra pittori, scultori e caricaturisti, regaleranno ai visitatori un colpo d'occhio unico grazie alle loro opere che rimarranno esposte per le 3 giornate dell'iniziativa. La manifestazione quest'anno si svolgerà su 3 giornate, dal 2 al 4 settembre prossimi. E il parterre che abbiamo è un parterre ricco di appuntamenti e novità veramente importanti, con la presenza di critici d'arte nazionali che parteciperanno alla nostra manifestazione. Inoltre gli artisti sono stati selezionati? Sì, quest'anno gli artisti sono stati selezionati appunto dai consiglieri di Fortunarte che si sono occupati di questo aspetto e quindi abbiamo cercato di elevare, come si dice, l'asticella della nostra manifestazione selezionando appunto degli artisti molto molto bravi ed
validi. Oltre alla collettiva, domenica mattina si terrà un concorso di pittura estemporanea. La rassegna avrà un montepremi totale di 1000 euro offerto dal Rotary Club di Fano, che in seguito utilizzerà le opere per un'asta benefica. Grazie all'ultima organizzata sono stati consegnati alla Caritas diocesana 3500 euro per aiutare i profughi ucraini ospitati nel nostro territorio. Inoltre, durante l'evento verrà assegnato il premio della critica intitolato ad Emilio Antonioni e i partecipanti verranno valutati da una giuria tecnica di professionisti. Per prendere parte al concorso sarà possibile iscriversi direttamente domenica mattina e il regolamento è consultabile sul sito di Fortunarte. Un progetto veramente fantastico, nato lo scorso anno da persone sempre mosse da passione, come è successo, devo dire, in modo fantastico in quest'ultimo anno della nostra città, tanti gruppi che hanno espresso le tante caratteristiche della nostra città, in questo caso il direttivo di Fortunarte, nato l'anno scorso, che ha pensato, ecco, di far emergere gli artisti, tanti artisti che si esprimono nella nostra città, che di solito si esprimono fuori, alcuni non li conosciamo, e metterli insomma in un'area, quindi mettere una mostra, una collettiva in un'area veramente fantastica come quella del Pincio, con un allestimento particolare, dove le persone possono conoscerle, parlare con loro, entrare nel mondo dell'arte, quindi far emergere il mondo dell'arte che per la nostra città è così importante, ha tanti figli che in un qualche modo si esprimono. Quindi per noi è una manifestazione importante che abbiamo sostenuto fin dall'inizio, che cerchiamo anche di sostenere organizzativamente. E devo dire che anche il programma di quest'anno, che parte venerdì con l'inaugurazione, vede la presenza di tanti artisti, ci inorgoglisce. Primo, perché facciamo emergere appunto un altro carattere bello, solare della nostra città. Secondo, perché viviamo un momento felice dove non è finita ancora la stagione per noi, anche se molti pensano che dopo il Ferragosto la stagione sia finita, ma anzi continua. Abbiamo ancora tante persone nella nostra città che potranno così conoscere anche il mondo dell'arte. Il progetto di un nuovo asilo a Cento Croci, redatto dall'amministrazione comunale di Mondolfo, è stato ammesso al finanziamento del bando PNRR e ha ottenuto le risorse più consistenti tra i comuni di tutta la provincia pesarese. Nel dettaglio verrà realizzato un edificio più grande, adeguato dal punto di vista sismico e dell'efficientamento energetico. La nuova struttura prenderà il posto dell'attuale asilo nido comunale, che ha una superficie di 408 metri quadrati e ospita 36 bambini. Il progetto prevede un edificio di 770 metri quadrati e consentirà fino a 60 iscrizioni. Inoltre potrà contare su spazi verdi e parcheggi. L'avvio dei lavori è previsto per il 2023, come indicato dal bando. E ora apriamo l'album di Fano TV, perché questa sera dobbiamo fare gli auguri a ben due coppie. Auguri ad Argentina e a Leandro Paradisi, loro abitano a Carrara di Fano, perché oggi festeggiano le nozze di diamante, 60 anni di matrimonio. Ieri invece hanno festeggiato le nozze d'oro, 50 anni di matrimonio, Guido ed Elisa Iacucci, residenti a Fano. Bene, congratulazioni, noi terminiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento con il direttore Marco Ferri domattina in diretta alle 7 per la lettura dei quotidiani. Buona serata.